Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. Dopo gli attacchi delle opposizioni sul futuro delle aree di Risulta di Pescara, è arrivata questa mattina la risposta del sindaco Carlo Masci. Ascoltiamolo al microfono di Paolo Renzetti. Dopo la richiesta di dimissioni dal centro-sinistra, le polemiche anche dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, che è tornato a parlare a distanza di qualche settimana della questione riguardante le aree di Risulta, illustrando la posizione dell'ente. Noi abbiamo, seguendo un iter che era segnato da circa 20 anni, abbiamo fatto un bando per un'operazione pubblico-privato, perché abbiamo 20 milioni di euro e per l'area di Risulta occorrono 54 milioni di euro. Questo è il tema. Allora abbiamo fatto il bando invitando i privati a partecipare a questa iniziativa, ovviamente cercando gli equilibri tra il pubblico e il privato. Poi c'è il Covid che questi equilibri in qualche modo li ha modificati, evidentemente. I privati in questo momento non ritengono di fare un investimento così importante su un'area dove c'è una gestione dei parcheggi per un tot numero di anni che evidentemente non hanno ritenuto congrua per l'operazione. Noi continuiamo ad avere 20 milioni di euro. A questo punto, se l'operazione pubblico-privato non è andata avanti, ci muoveremo con un'operazione tutta pubblica, sapendo anche che oggi la Regione, ci ha chiesto di poter usufruire di una parte dell'area di Risulta per fare il palazzo della Regione, cioè la sede della Regione Abruzzo. Il primo cittadino ha poi spiegato che la priorità sarà quella della bonifica dell'intera area che dovrà essere fatta con fondi pubblici. E un'altra criticità che abbiamo rilevato è stata quella legata alla bonifica dell'area. Perché quell'area è un'ex stazione, quindi la bonifica è necessaria, una bonifica che è in qualche modo da approfondire e i privati anche su questo si sono fermati, non sapendo che cosa ci fosse. Quindi ci muoveremo facendo anche operazioni di bonifica, sapendo che quel percorso sarà quel percorso che poi ci porterà alla realizzazione di tutto il parco che noi vogliamo fare, che è un parco di 65.000 metri quadrati che cambierà il volto della città, oltre ai parcheggi che sono necessari per il centro commerciale naturale che abbiamo sviluppato nel tempo nella nostra città. Sono bastate alcune foto sui social per far montare la protesta degli esclusi. Parliamo della Nuova Pescara, la questione della fusione dei tre comuni è sbarcata nei giorni scorsi sul tavolo del ministro Lamorgese. Una delegazione abruzzese si è recata a Roma, delegazione in cui però non c'erano rappresentanti di Montesilvano e Spoltore. Lo hanno detto chiedendo rispetto i presidenti dei consigli comunali di queste due cittadine. Ce ne parla Stefano Recanati. Ci aspettavamo, insomma, che almeno a noi Montesi, o al sindaco, ai sindaci dei due comuni, ai presidenti del Consiglio, fosse rivolto l'invito per questa trasferta romana. La Nuova Pescara sarà realizzata, ma difficilmente le polemiche si placheranno. L'ultima in ordine di tempo, quella innescata da Ernesto De Vincentis e Lucio Matriciani, rispettivamente presidenti del Consiglio Comunale di Montesilvano e Spoltore, i due comuni da sempre contrari alla fusione con il capoluogo Pescara, dopo il mancato invito a partecipare alla riunione organizzata dal senatore Luciano D'Alfonso a Roma, dove una delegazione, tra cui componenti del Consiglio Comunale di Pescara, ha incontrato il ministro dell'Interno Lamorgese per imprimere un'accelerazione al processo di fusione dei tre comuni. Nella lettera scritta a quattro mani nella giornata di ieri, De Vincentis e Matriciani chiedono rispetto e chiarezza dopo che per anni si sono portate avanti delle commissioni, portando avanti discussioni per dare il giusto futuro anche ai cittadini di Montesilvano e Spoltore. Stavamo lavorando tutti insieme, fronte del sì e fronte del no, per realizzare una fusione meno complicata, che desse delle positività a tutte le realtà. Un incontro come quello di ieri a Roma poteva essere un modo, un motivo per migliorare, insomma, la situazione. Mettere mano allo statuto che preveda delle municipalità ai due comuni più piccoli, oltre ad un posticipo della data, potrebbe essere un primo modo per ricucire lo strappo. Queste erano le trattative avviate ed erano a buon punto.
Ecco, è la nostra rimostranza nei confronti della giornata di ieri, solo per questo. Poi è chiaro che il rapporto si ricucirà. A cercare di spegnere le polemiche è proprio l'organizzatore dell'incontro, Luciano D'Alfonso, il quale tramite i social annuncia come quello di ieri è stato solo l'inizio di una serie di incontri che vogliono assicurare l'iter della nascita della nuova Pescara e che si susseguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Manifestazioni di protesta ai caselli delle A24 e A25 sono previste per la giornata di domani, una giornata di mobilitazione con la quale i sindaci di diversi comuni tra Abruzzo e Lazio intendono sollecitare il governo per scongiurare l'aumento dei pedaggi che è previsto per luglio. Il servizio a cura della redazione di Infomedia. I sindaci di Lazio e Abruzzo tornano alla carica contro il caro pedaggio e la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Il rincaro del 34%, atteso dal 1 luglio dopo il congelamento da parte del gestore Strada dei Parchi, viene definito dal sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, una vera e propria stangata per il territorio. Il sindaco lamenta una grave mancanza di comunicazione con governo e Parlamento. I sindaci attendono ancora una risposta dal ministro delle Infrastrutture Giovannini, sollecitato un intervento in una lettera dello scorso 9 febbraio. A portare al capo del Dicastero le istanze del territorio è stato il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che rilancia chiedendo una soluzione definitiva, vista anche la serie di manifestazioni di protesta che scatteranno sabato 19 febbraio in molti caselli della 24 e A25. Questa è una partenza che va avanti da anni, oramai insostenibile. Noi abbiamo questa scadenza di giugno che grava sulle nostre teste e che in qualche modo deve essere scongiurata, disarmata, al punto tale che il ministro Giovannini, io gli ho rappresentato proprio questa esigenza del territorio, ho detto che è una vicenda che non può essere più procrastinata all'infinito, va chiusa in questa legislatura. E il tempo ovviamente delle decisioni non è il tempo dei rinvii, come si è fatto oramai da anni, e soprattutto dobbiamo evitare che questo testimone venga consegnato ad altri che potrebbero non avere la sensibilità, l'attenzione e la conoscenza del problema e quindi rischiare davvero di la beffa che insomma questo territorio non merita nella maniera più assoluta, ma l'Abruzzo intero non merita questa vicenda. Dal primo luglio che diventerà un sanasso per chi frequenta e chi vuole venire anche in moto turistico sul nostro territorio. Diciamo che è una lotta che siamo obbligati a fare per non permettere lo spopolamento ancora ulteriore delle nostre aree interne, uno spopolamento perché uno che viaggia, che lavora a Roma, che è costretto a viaggiare in macchina, capite bene che è un sanasso viaggiare e capite bene che alla fine farà una scelta di restare a Roma e non tornare nelle nostre aree interne. Quindi spero che tutti, chi è interessato dal governo, al ministro, a tutti i parlamentari, trovino un momento di raccordo, di concordo, in modo che insieme al gestore dell'autostrada riescano a bloccare questi aumenti. Divieto di somministrazione e consumo di alcolici dopo la mezzanotte sul suolo pubblico in tutta Pescara. È l'oggetto di una lettera che, secondo quanto si apprende, il prefetto ha inviato alle forze dell'ordine affinché vigilino sul rispetto della normativa nazionale risalente al 2001. Dopo l'invio della missiva, ieri il sindaco Carlo Masci ha incontrato gestori ed associazioni per informarli della questione ed è subito scoppiata la polemica. Il tema orario a Pescara infatti fa discutere da tempo, soprattutto nel distretto di Piazza Musi, proprio quello che stiamo vedendo in queste immagini. I gestori già da tempo lamentano i mancati incassi per effetto delle ordinanze sindacali che dopo la riapertura successiva ai vari stop legati al Covid hanno imposto la chiusura a mezzanotte dalla domenica al giovedì e all'ultimo 1:30 il venerdì e il sabato. Proprio per questo gli operatori hanno presentato un ricorso al TAR che ha fatto seguito alla denuncia dei residenti della zona per rumori. Ho convocato per lunedì una seduta con le associazioni di categoria perché siamo allarmati, afferma il presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Piero Giampietro. Per la FIPE Pescara lo stop alle somministrazioni di alcolici sul suolo pubblico dopo la mezzanotte sarebbe un provvedimento che penalizza tutto il comparto dei pubblici esercizi e sul quale chiediamo un immediato ripensamento anche alla luce delle norme in materia. E rimaniamo a Pescara, dove è stato risolto il problema dei magazzini riservati alla marineria, grazie al lavoro di comune e autorità portuale. Ascoltiamo il direttore marittimo Salvatore Minervino, che ai nostri microfoni ci ha parlato anche dell'annosa questione del dragaggio del fiume.
Comandante, cosa cambia da oggi per quanto riguarda i messaggi dei pescatori del porto di Pescara? Ma sicuramente una bella opportunità creata per loro dal FLAG, quindi dal Comune e dall'autorità di sistema del Mar Adriatico Centrale di Ancona e da noi delle capitanerie di porto, che abbiamo espresso il nostro parere favorevole per quanto riguarda la sicurezza a questa lodevole iniziativa, che consentirà una sistemazione molto più organica degli attrezzi di pesca e anche un recupero, diciamo così, urbanistico da parte del Comune. Si va incontro alle esigenze della marineria in questo senso? Certo, sempre incontro alle loro esigenze per una categoria molto disagiata a causa del noto problema cronico dei fondali del porto, sul quale stiamo lavorando e speriamo di avere risultati nei prossimi mesi. Sono in corso i lavori della nuova barriera Molo Nord, che sicuramente serviranno a recuperare un dragaggio migliore, perché riparerà dai venti del settore nord orientale, e avremo dei miglioramenti nei prossimi mesi sicuramente. Il ripristino del passo di accesso è stato fatto ultimamente per consentire di dare una cornice di sicurezza ancorché minima ai pescatori in entrata e in uscita, però un'altra tranche di dragaggio molto più sostanzioso verrà fatto appunto appena si risolverà il problema di dove andare a conferire i materiali che purtroppo, come non tutti sanno, dai vari interventi che ho sentito sulla materia del dragaggio, non sono di facile smaltimento perché inquinati. E ora proseguiamo con il bollettino Covid. Sono 1549, d'età compresa tra 2 mesi e 100 anni, i nuovi casi di positività registrati quest'oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi, d'età compresa tra 65 e 98 anni, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 1 invece residente fuori regione. I guariti rispetto a ieri sono 1024 in più, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 91.077, 509 in più rispetto a ieri. Di questi, 456 pazienti, 14 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 20, 3 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva. Gli altri 90.601, 526 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.904 tamponi molecolari e 10.855 test antigenici. Dei positivi odierni, 881 sono stati identificati proprio attraverso il test rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra i molecolari e gli antigenici è pari al 9,82%. Dei casi odierni, 366 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 435 a quella di Chieti, 332 a quella di Pescara, 371 al Teramano, mentre 25 dei contagiati provengono da fuori regione e per 9 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. Cambiamo argomento, puntano nella ripresa primaverile i commercianti di Chieti che si dicono soddisfatti delle vendite nel periodo natalizio, ma lamentano un calo nel periodo dei saldi, per i quali pare che il 2021 sia stato ben più soddisfacente rispetto ai saldi di quest'anno. Ascoltiamo Selenia Secondi. In attesa che parta l'app con annessa card di Compra Teatino, l'iniziativa a sostegno del commercio a Chieti, i negozi stanno tirando le somme dei saldi invernali. Fermo restando l'annoso problema dei parcheggi, la stretta dei contagi da Covid a gennaio ha avuto le sue ricadute negative sulle vendite, e non solo nel mese di gennaio. Opinione comune a tutti i commercianti è che sia andata meglio lo scorso anno. Devo dire che quest'anno il periodo di Natale è stato incentivato molto dalle luminarie, sono venute tante persone, almeno nel mio negozio sono venute tante persone per vedere queste luci, però d'altro canto devo dire che dal 15 di gennaio si sono spenti tutti i riflettori del Natale e siamo ritornati nel disastro più totale. I saldi sono andati male e adesso con il caro bollette e quant'altro non vedremo un attimino il da farsi. Per quanto riguarda l'abbigliamento uomo, com'è andato quest'anno, questo periodo dei saldi? Ma guarda, ti dico, per la verità forse ci aspettavamo qualcosa di più dopo un Natale veramente bello.
poi con, in piena pandemia, con il Covid che è tornato prepotentemente tra di noi, c'è stata una leggera flessione, però nei saldi poi c'è sempre interesse, perché comunque hanno sempre un appeal verso i clienti, uno sconto, un qualcosa, è sempre un veicolo ottimo per le vendite. Sempre gradito, ma soprattutto a una clientela teatina, o hai avuto anche acquirenti da fuori Chieti? No, anche acquirenti da fuori Chieti, sì, ma alla fine, guarda, è vero che è difficile arrivarci a Chieti ultimamente, però fortunatamente ci sono tante persone che sono affezionate alla nostra città, alla bellezza della nostra città, di fare una passeggiata e venirci a trovare nelle nostre attività. Siamo in un negozio di abbigliamento femminile, è andata meglio per la vendita dell'abbigliamento o degli accessori quest'anno per i saldi? Allora, per noi, per quanto riguarda noi, più le calzature, però comunque l'abbigliamento sempre un po' di meno, ovviamente perché il nostro negozio è più calzature. Comunque i saldi non è che siano andati molto bene anche quest'anno, purtroppo, quindi non lo so. Speriamo che ci sia più gente, più voglia di comprare, speriamo di un attimo di respirare un po' di più, perché è stato un inverno veramente duro. Siamo a Chieti Scalo, come sono andati qui i saldi? Allora, non sono andati bene, perché il periodo di gennaio comunque abbiamo risentito molto della stretta e quindi dell'aumento di casi, quindi è pesato particolarmente. Dopo un Natale discreto rispetto all'anno scorso, gennaio come saldi non è andata benissimo. Partiranno lunedì i lavori per eliminare le barriere architettoniche sulla strada Parco tra Montesilvano e Pescara. Un primo passo significativo, dice il sindaco di Montesilvano De Martinis, verso una mobilità alternativa volta ad essere accessibile a tutti. Si continua a lavorare sulla viabilità della strada Parco, però è fondamentale l'abbattimento delle barriere architettoniche, il comune di Montesilvano è già al lavoro. Assolutamente sì, da lunedì partiranno dei lavori sull'intero tracciato, volto ad assicurare una migliore consistenza del manto stradale, ma soprattutto per abbattere le barriere architettoniche. Questo è il tema dell'incontro volto a garantire la totale accessibilità del trasporto sull'ex tracciato ferroviario. Oltre ai vertici dell'amministrazione comunale hanno partecipato il RUP di Tua e l'associazione Carrozzine Determinate. Punti fermi, la salita a raso sul mezzo per tutti gli utenti in carrozzina e l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade di accesso alla strada Parco, che possono rendere la mobilità prevista sull'ex tracciato accessibile al 100%. Alcune perplessità sono sorte per interi punti della strada Parco, ove l'abbattimento delle barriere risulta impossibile, per questo verranno interdetti alla circolazione pedonale, creando disagi non solo agli utenti con disabilità e per i quali è necessario studiare necessariamente soluzioni progettuali alternative. Sarà molto importante, peraltro proprio chi in carrozzina e chi affetto di disabilità ha necessità di muoversi a bordo di mezzi pubblici molto spesso, e quindi questo intervento risulta essere davvero, davvero importante da questo punto di vista. L'obiettivo comune, aggiunge il sindaco, resta quello di garantire una mobilità inclusiva ed accessibile a tutti. La Tua ha in qualche modo assicurato dei lavori che possano andare in questa direzione, e noi continueremo non soltanto a sollecitare, ma anche a stare dietro, insomma, nel momento in cui si terranno questi lavori, al fine di, appunto, di ottenere il meglio e la migliore fruizione possibile per tutti. De Martinis si lascia poi andare ad una previsione riguardo il primo transito ufficiale dei nuovi mezzi sulla strada Parco. Al di là delle proteste di qualche residente, di qualche comitato, io ritengo che appunto si debba procedere speditamente, e come da cronoprogramma speriamo già durante la primavera prossima, alla fine della primavera prossima, di poter regalare al territorio una strada fruibile, una strada accessibile e una strada che possa appunto vedere partire un progetto che da troppi anni, insomma, attende di partire. Questa mattina all'Università di Teramo si è svolta una giornata formativa per gli studenti delle scuole superiori sul concetto di pari opportunità. L'iniziativa, curata dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune di Giulianova, si colloca nell'ambito del concorso per contrometraggi intitolato a Filomena degli Castelli. Tania Bonici Castelli.
Da Cenerentola a Samantha Cristoforetti, immagini, rappresentazioni e modelli nella realizzazione professionale femminile. E questo è il titolo del concorso giunto alla sua 11ª edizione, promosso per ricordare la figura dell'onorevole Filomena Deli Castelli e rivolto agli studenti degli istituti superiori italiani. I sogni sono desideri, questo è un sottotitolo del tema di quest'anno. Da Cenerentola a, quindi Cenerentola, un'immagine della donna che certamente si riscatta, no, nella vita, però si riscatta come? Attraverso un matrimonio, attraverso il matrimonio con una persona potente, ricca, e soprattutto si riscatta da che cosa? Da una vita domestica fatta ovviamente di precarietà. Ecco, fino a voler riflettere un po' su quello che è invece la legittima aspirazione della donna a potersi realizzare, ecco, come astrofisica, come donna che si occupa della scienza, della ricerca e di costruzione di un futuro tecnologico diverso. L'iniziativa è curata dalla Commissione Pari Opportunità e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Giulianova, patrocinata dall'Università degli Studi di Teramo e dai comuni delle scuole che concorrono. Come si partecipa? Basterà realizzare uno spot pubblicitario o un cortometraggio della durata massima di 5 minuti con i ragazzi che saranno registi e protagonisti dei propri filmati. Chi era Filomena Deli Castelli e soprattutto che obiettivi importanti ha raggiunto per le donne? Filomena Deli Castelli, donna abruzzese, laureata in lettere, insegnante, chiamata nel 1946 quando le donne rivoluzionarono un po' la storia dell'Italia, che fu concesso il voto, è stata candidata qualcuno, una donna, la storia dice, che fu lungimirante e vide in lei la candidata per l'Assemblea Costituente. Nel corso dell'incontro formativo all'Università di Teramo sono intervenuti alcuni esperti del settore, docenti universitari, psicologi, ma anche donne, che hanno raccontato la loro esperienza professionale nell'ambito di settori lavorativi prettamente maschili. Una ragazzina che amava il mare, e poi dove è arrivata? Beh, sono arrivata qui in Abruzzo con questo incarico molto prestigioso e importante di comandante di un ufficio circondariale marittimo, quindi di una capitaneria, e comandante di uomini e donne, quindi sicuramente un traguardo che avevo da piccola e che finalmente ho raggiunto. Giardiniera da 30 anni, ma com'è andata? È andata che io facevo l'impiegata ed era un lavoro che non sopportavo, stare al chiuso, mi ricordo uscivo il pomeriggio tardi dall'ufficio, non sapevo che il tempo, io sono sempre stata amante del sole e mi licenziai ed era il mese di dicembre, uscì il bando di concorso col comune, feci la domanda, mi presero perché non l'aveva fatto nessuno, perché 30 anni fa era una vergogna stare in mezzo alla strada. Saggio da a questi ragazzi oggi? Che devono avere il coraggio di fare ciò che voglio, senza stare a pensare ai soldi, al dio denaro, devono fare ciò che amano. Il Comune di Pescara ha presentato una nuova app dedicata al turismo. Si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la presentazione della fase conclusiva del progetto Pescara Città da Mare, che ha coinvolto oltre 100 giovani pescaresi. Il prototipo che portiamo oggi è comunque ancora in fase di elaborazione, ma rappresenterà una web app turistica che noi doneremo alle istituzioni, appunto il Comune o la Regione, affinché appunto si possa sponsorizzare la città di Pescara attraverso questa web app, quindi che è visibile sia da computer che da telefono, in cui noi abbiamo già iniziato ad inserire i luoghi più importanti della città, con l'obiettivo di sponsorizzarla appunto appieno, soprattutto verso i giovani, quindi anche elencando una serie di eventi che sono stati svolti nella città, quello che ha da offrire dal punto di vista turistico, anche enogastronomico, e appunto inserendo all'interno di questa web app anche tutte le immagini che noi abbiamo raccolto nel progetto, durante il progetto, appunto facendo vedere da dove nasce questa web app, quindi dal progetto Pescara Città da Mare. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessorato alle politiche giovanili, come spiega l'assessore Patrizia Martelli. Finalmente siamo alla fase conclusiva di un progetto molto ambizioso, Pescara Città da Mare, iniziato lo scorso luglio con la partecipazione di 4 associazioni del nostro
nostro territorio. Ricordo che questo progetto è stato finanziato dalla Regione Abruzzo col cofinanziamento da parte del mio assessorato, un progetto dove vengono messi in evidenza dei temi molto importanti, e sono quelli del sociale, della tecnologia, del disagio ambientale, ma soprattutto della lotta contro l'alcolismo e soprattutto la valorizzazione dell'ambiente. E ora allo sport, partiamo dal calcio di Serie C, seduta pomeridiana al Poggio per il Pescara, all'indomani del pareggio senza gol con l'Entella. Lavoro defaticante per i titolari di ieri sera, seduta a pieno regime invece per gli altri. Ancora a parte Memushai, che salterà anche la trasferta di Fermo, quella di dopodomani, e tra i marchigiani invece saranno squalificati il centravanti Marchi e l'allenatore Riolfo, il quale peraltro rischia anche la panchina. Dirigerà il match Domenico Mirabella di Napoli. E ora andiamo ad ascoltare il centrocampista del Pescara, Simone Pontisso, che con il palo l'altro giorno ha negato la gioia del gol con l'Entella. Sì, abbiamo speso tanto, ho chiesto il cambio perché non riuscivo più a spingere come prima, quindi secondo me era meglio avere un rinforzo dalla panchina fresco che poteva dare qualcosa in più per poterla vincere, però non ci siamo riusciti. Bravo, hai detto bene, è mancato solo il gol, perché ho il palo Rauti, il tiro di Clemenza ha fatto una parata incredibile al portiere. Poi tante occasioni, colpi di testa, meritavamo la vittoria e ci è mancato quel pizzico in più per vincere la partita. Secondo me abbiamo fatto una grande partita anche a livello di gioco e di occasioni create. Abbiamo messo in difficoltà, in grandissima difficoltà, una nostra diretta concorrente per il terzo posto, quindi ho fiducia nei ragazzi, sono un grande gruppo, abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo continuare così. Ma io mi metto a disposizione, come ho detto prima, vado al massimo in allenamento per poi potermi giocare una chance da titolare la domenica. E quindi niente, mi metto a disposizione. E purtroppo abbiamo 3 partite fuori casa. Però dobbiamo andare a 2000 all'ora e provare a vincere tutte le partite. Seduta pomeridiana anche per il Teramo, che prepara la trasferta di dopodomani a Gubbio. Squalificato Mordini, Azosmanovic sarà probabilmente confermato a sinistra. In difesa Pinto può prendere il posto di uno tra Jacoponi e Soprano. Davanti tornerà Bernardotto dal primo minuto. La società a breve tessererà un terzo portiere, sarà un ritorno quello della 25enne Andrea De Gidio. 2 giorni fa ha trovato il secondo gol in campionato il difensore Marco Soprano, che non nasconde il suo disappunto per la mancata vittoria con la Pistoiese. Ascoltiamolo. Penso che abbiamo fatto una buona partita sotto il punto di vista caratteriale e anche di... Abbiamo mosso bene la palla, però alla fine il risultato che conta, il risultato è quello che conta. E quindi diciamo sto pareggio siamo un po' delusi, perché volevamo dare anche seguito alle 2 vittorie che avevamo fatto. E non siamo riusciti a chiudere prima la partita. E quando resti 1-0 un'occasione può succedere e hanno pareggiato, insomma. Fa sempre piacere segnare, è una cosa che cerco in allenamento. È arrivato anche il secondo gol, e per questo sono contento. Cercherò di fare anche il terzo. Mi ricordo che c'era un fallo su D'Andrea, invece ci ha fischiato contro, e palla lunga, e eravamo in 3 sul pallone. Di Massimo l'ha messa bene, forse io troppo avanti rispetto al primo palo, e De Vano è andato tra me e Jacoponi, e niente, segnato. È una cosa che bisogna migliorare, anche quella. Abbiamo lasciato tanti punti dove il campo diceva che forse meritavamo una vittoria, invece dopo è arrivato un pareggio, una sconfitta. E quindi è una cosa che dobbiamo lavorare, perché, ripeto, quello che conta dopo è il risultato. Ma non ti so dire, perché anche abbiamo fatto una buona partita. Dico, l'unica cosa che posso recriminare è che forse potevamo chiuderlo. Il loro portiere penso che è stato il migliore in campo, quindi andare anche merito a lui. Domenica già si gioca, quindi dobbiamo pensare già a Gubbio e cercare di recuperare le energie e cercare di portare a casa punti.
Vediamo ora gli appuntamenti di questo weekend che riguarderanno i campionati di pallavolo. In A2 la Sicortona ospiterà domenica alle 18 il Lago Negro. In A3 sempre domenica trasferta a Garlasco alle 18 per l'Abbapineto. E in A2 femminile l'Altino invece riposa. In B maschile domani l'Alba giocherà a Macerata alle ore 17. Mezz'ora prima invece il Paglieta in casa se la vedrà con l'Ischia in uno scontro salvezza. Stessa situazione in B1 femminile per la Tetina che riceverà nell'impianto di Nocciano alle 17 di domani il Civitavecchia. In B2 sarà derby domani al Palaroma alle ore 18 tra Cetias Montesilvano e Dannunziana Pescara. Alle 18.30 l'imbattuta capolista Teramo sarà in scena a Bari e domenica alle 17.30 il Gada Pescara 3 sarà ospite del Trani. E questa era l'ultima notizia. I servizi che avete visto nel corso di questo telegiornale sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito, una buona serata. Thank you.